Eccoci arrivati a casa. Il film è stato davvero interessante. Già, anche per me. Non dirmi che avete visto il film davvero. Maya, certo che lo abbiamo visto. Sì, e aveva un messaggio molto importante. Già, l'unione fa la forza, no? Maya, non quell'unione. Ah, oh, scusa. Beh, perché a voi non è piaciuto il film? Io mi ricordo solo l'inizio. Già, pure io. Ragazzi, guardate che una relazione non è fatta solo di baci. Dici sul serio? Dai, forza, andiamo prima di morire di noia. Ciao, ciao. Di noia? Lascia perdere, non sanno approfondire. Già. Ehi, ti va di guardare qualcosa alla TV? Stasera non c'è nessuno che rompe le scatole. Beh, Lisa, io devo dirti una cosa. Devo partire con la mia famiglia per 2 settimane. No, e perché? Mio nonno non sta molto bene e vorrebbe rivederci tutti. Oh, caspita, Ita, mi dispiace. Beh, ma è una cosa molto importante, quindi vai e dagli un abbraccio da parte mia. Sarà fatto. Ah, finalmente ci voleva una passeggiata all'aperto. Sì, beh, solo perché siamo riuscite a scollarti dal tuo nuovo ragazzo. Ma che volete? Sono innamorata e vorrei sempre stare accanto a lui. Perché tu, Lisa, non provi questo per Ethan? Beh, ecco. Non ti manca ora che è via da una settimana? Beh, ci siamo sentiti anche ieri tramite Skype. Ma Lisa, non intendiamo questo. Non ti mancano i suoi baci, i suoi abbracci? Ecco, veramente... Lisa, questo è preoccupante. Tu dici? Sì, è davvero molto, molto preoccupante. Dov'è la passione? Le farfalle nello stomaco. Le farfalle nello stomaco. Uff, quella birbante di Kelly ci ha messo più di mezz'ora ad addormentarsi. Ci sono volute 3 favole e la mia imitazione da scimmia. Perché ceda al mondo dei sogni. L'imitazione da scimmia? Non oso immaginare. Io devo andare al lavoro. Ciao, ciao, Jess. Ciao, amore mio, stasera. Mamma. Ciao. Ciao, ciao. Ehi, Lisa, ho appena fatto i biscotti. Ti va di mangiarne un po'? No, grazie, Kate. Non ne ho voglia. Cosa? Tu che rifiuti dei biscotti? Qui c'è qualcosa che non va. Forza, raccontami, che succede? Il rapporto tra me e Ethan. Vedessi Maya e il suo nuovo ragazzo. Stanno sempre a sbaciucchiarsi, sembrano attaccati con la colla. All'inizio anche tra me e Ethan era così. Beh, Lisa, è normale che una relazione attraversi dei momenti alti e bassi. All'inizio è tutto bello perché è nuovo. Poi però, oltre all'attrazione fisica, deve esserci qualcosa di più bello e profondo che tiene unite 2 persone. Sì, ma tu e Jess continuate a sbaciucchiarvi anche se è passato del tempo. Sì, beh, in realtà sì. Ecco, vedi? Allora non è questione del tempo che passa. Kate, io sono ancora troppo giovane per fermarmi in una relazione così. Voglio sentire le farfalle nello stomaco. Voglio emozionarmi e diventare rossa quando lui mi guarda. Mentre con Ethan mi sembra di stare con il mio migliore amico. Beh, sorella, ti sei appena data la risposta da sola. Già. Ehi, Lisa, vuoi una tisana? No, grazie, mamma. Sono troppo agitata, mi andrebbe di traverso. Devo fare un discorso importante a Ita. Oh, caspita. Ciao, Lisa. Ita. Ciao. Allora, com'è andata? Bene, dai. Alla fine mio nonno si è ripreso per bene. Oh, sono contenta. Senti, dovrei dirti una cosa. Puoi sederti sul divano con me? Ok. Durante questo tempo che siamo stati lontani, mi sono accorta di alcune cose. Lisa, cosa succede? Cosa c'è che non va? Il nostro rapporto, Ethan. La nostra relazione non è più come all'inizio. Già, anch'io ci ho pensato finché ero da mio nonno. Ma noi stiamo bene insieme, parliamo di tutto, ridiamo. Sì, ma dov'è il calore, la passione? Quella che stai descrivendo tu è solo una bella amicizia. Vuoi dirmi che dovremmo lasciarci? Sì, anche se a me fa paura. Già,
fa paura anche a me. Ma non possiamo restare insieme solo perché abbiamo paura di restare da soli. Già, non mi dispiace perderti. Ethan, tu non mi perderai mai, sarò sempre la tua amica. E magari un giorno le nostre strade si rincontreranno. Ok, Lisa. Comunque sappi che ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Buonanotte, Lisa. Buonanotte, Ethan. Ehi, Lisa, ora ti va quella tisana? Sì, mamma. Spero di aver fatto la scelta giusta. Lisa, le scelte fatte con il cuore sono sempre le più giuste. Certo, un po' starai male, ma vedrai, passerà. Già, passerà. You save me.